quest'anno il coordinamento provinciale insieme all'UILDM è qui a Salerno per sostenere la lotta alle malattie genetiche. Siamo presenti anche quest'anno, la provincia di Salerno si colloca ad un livello sempre molto elevato, siamo nelle prime dieci province italiane per raccolta, superando anche province in una classifica straordinaria, importanti e più grandi rispetto alla nostra. Insieme, una delle parole chiave di quest'anno, per poter sconfiggere definitivamente le malattie genetiche. Sono oltre 20 anni che la Fondazione Telethon, dal 1990, nata insieme appunto all'Unione Italiana per la Lotta alla Distrofia Muscolare, contrasta e quotidianamente è sul punto di riferimento principale per sconfiggere definitivamente le malattie genetiche. E Salerno anche quest'anno c'è. Negli anni il numero di cittadini e la gente che ha aderito a Telethon è cresciuto o è sempre aumentato? È cresciuto in modo costante, in una scommessa estremamente particolare. Siamo partiti nel 1990 grazie all'impegno di una signora, la compianta signora Susanna Agnelli, e giorno dopo giorno abbiamo superato i 30 milioni di euro di raccolta nel corso della maratona e vette sempre più importanti sono davanti a noi. Siamo partiti dalla Connecticut, oggi abbiamo i primi casi di successo rispetto al superamento effettivo della malattia. Ci sono bambini affetti da maurosi congenita di Leber, che ha come principale effetto la cecità, che cominciano a vedere. E questo è il risultato fondamentale e questo è il motivo per il quale non bisogna fermarsi ora. Bisogna continuare a sostenere la Fondazione Telethon e i partner della Fondazione per sconfiggere definitivamente le malattie genetiche. Sì, di Telethon, 28ª edizione di Telethon. E quest'anno la conferenza l'abbiamo decisa e voluta fare al Comune per dare una impronta più significativa. Sicuramente Salerno è una delle province più generose. L'anno scorso sono stati raccolti 6.000 euro dalla nostra associazione e dal coordinamento Telethon. Per cui speriamo che quest'anno sia ancora più generoso il territorio salernitano e la provincia, perché comunque ci saranno i ragazzi che saranno contenti, i ragazzi distrofici, quelli delle malattie neuromuscolari, che saranno sicuramente contenti di questa partecipazione di Salerno e del suo territorio. Ci saranno sicuramente presenti i nostri ragazzi anche con i video, perché abbiamo voluto dare proprio un'immagine significativa di cosa sono le malattie genetiche, cosa è la distrofia muscolare, e quindi per far capire quanto facciamo e quanto noi doniamo, per cosa lo facciamo e perché lo facciamo. Io spero che voi giornalisti sottolineate questa generosità e inculcate ancora di più questo modo di offrire, di donare in modo senza riserve. Ma Giulia, ma ci sta o Peppe Roberto? Non so chi ci sta. Il messaggio che giungeva da Telethon è quello di riproporre la provincia di Salerno e la città di Salerno fra quelle che maggiormente si impegnano per Telethon. Sì, sicuramente. Il trend della città di Salerno è sempre in crescita, quindi si conferma una città ricca di solidarietà, specialmente con questi temi così seri. Io porto i saluti dell'assessore Savastano e di tutta la Commissione Politica e Sociale che mi vede in questa veste di presidente oggi qui insieme agli altri ospiti. È un lavoro grande che Telethon da anni porta avanti, tra l'altro in maniera personale ho partecipato nella mia veste un po' di anni fa di scout, quindi di contributo con le associazioni che mi vede in questa veste di presidente oggi qui insieme agli altri ospiti. È un lavoro grande che Telethon da anni porta avanti, tra l'altro in maniera personale ho partecipato nella mia veste un po' di anni fa di scout, quindi di contributo con le associazioni per questo, che era un tema così forte e importante che tutti i giorni, non solo nel stretto giro, ma deve essere portato avanti durante tutti i giorni del percorso di 365 giorni. Conferenza stampa in modo congiunto presenta gli eventi. Molto rapidamente lì vedete come sono investiti.